sto riflettendo un attimo, ragazzi, perché dopo il video di ieri dove sembravo quasi depresso, ci ha pensato Scoglioni a riattivarmi. E io adesso qua me la vado a leggere, tanto di sicuro l'avete già letta anche voi, però mi piace, siccome le ho lette tante volte queste dichiarazioni, mi piacerebbe veramente rileggervele. Magari c'è qualcuno che non le ha lette. Vado. San Siro l'altro ieri sera è stata una giornata pesante, difficile. Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l'Inter. Abbiamo perso troppe partite di fila. Ma la stagione non si è ancora conclusa. Dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona. Magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c'è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. Vabbè. L'Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l'Inter, con Marotta e con Antonello. Ora, queste sono le parole di quello che in teoria è il presidente, anzi, non, senza in teoria, è il presidente del Milan, un presidente che non rappresenta nessuno. Mi piacerebbe conoscere una persona, magari su questo canale io credo di no, che non ce ne sia nemmeno una, anzi, vi invito che chi si sente rappresentato da questo personaggio qui, vi invito a disiscrivervi dal canale. Quelli che non lo sono, magari iscrivetevi, lasciate un like, va bene. Però dopo noi parliamo di questo. È un presidente, è un personaggio, è veramente un pagliaccio, è un clown, ragazzi. Questo qua è un clown, perché uno che dice che non, la stagione è stata buona e non ottima, cioè vuol dire o che sei deficiente o che prendi per il culo. Cioè due sono le strade, non ce n'è una via di mezzo, non ce n'è. Non c'è, perché tu ogni volta che prendi il microfono, quando ti metti così, ci deve essere qualcuno sotto che ti fa così e te lo spinge tutto qua sotto. Ti deve andare proprio dentro lo stomaco. Dentro lo stomaco ti devi finire col microfono. Abbiamo avuto tanti infortuni. Ha detto la stagione non è buona, magari non ottima. È buona, ma non ottima. C'è da lottare per difendere il secondo posto. Questa è forse l'unica frase che in teoria potrebbe passare. Però tu che dici. Ci piacerebbe ogni tanto vincere contro l'Inter. Cioè, tu non capisci che a noi ci fai veramente ribollire il sangue. Veramente, io quando leggo queste cose qua mi verrebbe voglia di spaccare la testa contro un muro. Ma quelli dall'altra parte sono lì che si fanno tante di quelle risate che veramente devono prendersi delle pause perché gli manca il respiro. Cioè, tu non. Come fai a dire una roba del. Ma come fai a dire una roba del genere? Come fai? Come fai a dire una roba del genere? E nessuno che ti dice, che nessuno che ti ferma, nessuno che ti dice, oh, ma stai dicendo minchiate, fermati. Cioè, vabbè. Uno che dice, ci piacerebbe vincere contro l'Inter. Oh, ci piacerebbe, anche perché a noi no, a noi non ci piacerebbe, però non lo andiamo a dire davanti a migliaia di persone. Ma cosa cazzo stai facendo, Scherro? Cosa cazzo dici? Cosa dici? Io voglio trovare una persona, a parte i soliti. Di soliti, quelli là più che si rappresentano, forse i tifosi del Milan, pensano di rappresentare i tifosi del Milan. Anche Milanello prende le distanze da questo, anche Longoni prende le distanze da questo qua. E poi ci sono i classici, quello che lavora per il Milan e quello che ogni volta cerca sempre di trovare, capito, quella roba positiva in ogni, veramente in ogni burrasca, in ogni tempesta, in ogni merda dove finiamo noi milanisti, cercano sempre di trovare il punto, capito? Il punto positivo, eh? Quelle due persone lì io le lascio a parte, perché proprio, cioè, sentire dire quelle robe lì, veramente io non. Mi sale la febbre, mi sale la febbre. Continuiamo. La domanda: può confermarci che Pioli sarà l'allenatore del Milan per la prossima stagione? No. Non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli. In questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Quindi noi vinceremo il piazzamento secondo posto Cup. Ci daranno uno scudetto a parte per il secondo posto, visto che siamo fuori veramente dal campionato. Abbiamo fatto il triplete quest'anno. Abbiamo fatto fuori dal campionato a novembre. Fuori dalla Champions a dicembre. Fuori dalla Coppa Italia. A gennaio, anzi, abbiamo fatto la manita. Campionato fuori a novembre, dicembre Champions League, gennaio Coppa Italia, aprile dall'Europa League e sempre ad aprile abbiamo permesso a quelli di vincerci il campionato davanti proprio davanti a noi. Abbiamo visto loro vincere il campionato, vincere l'ennesimo derby, il sesto di fila.
E quindi è la manita. Cioè noi vinciamo ogni anno, vinciamo più trofei degli altri. Solo che gli altri alzano cose di ferro, alzano cose pesanti. Noi alziamo cose così con la voce. Noi alziamo il secondo posto, alziamo l'uscita dall'Europa League, alziamo l'uscita dal campionato, vinciamo l'uscita dalla Champions. E poi mi devo sentire dire questo qui che dice: io confermo Pioli fino alla fine della stagione e conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro. Vorrei evitare questo tema fino a fine stagione. E questo qua è il tema che ti accompagnerà da qua fino alla fine della stagione. Cioè non puoi pretendere che non ti... che uno non ti venga a dire, non ti venga a chiedere queste domande qua quando ti ha davanti, perché tanto tu parli o di stadio, o di conti, o parli dell'Inter, o fai ridere gli tifosi dell'Inter. Cioè io non riesco a capire cosa dobbiamo fare ancora noi. Io parlo dei tifosi, quelli che possono fare qualcosa, per vietarti di parlare, perché ti devono, non so, qua c'è il diritto di parola, ce l'hanno tutti, e per me è una roba sbagliata, perché il presidente del Milan che dice queste robe qua, io non... Non glielo permetterei sinceramente, lo dico sinceramente, proprio non fuori dai denti. Queste robe qua, a uno che ha una carica del genere, non vanno permesse. Mi dispiace, ma non vanno permesse. Io gli altri video mi ricordo che gli dicevo tagliate i fili dei freni, glielo augurate di ogni a Scaroni, ma tanto è inutile, perché tanto possiamo fare Toto allenatore, possiamo fare il mercato da 130 milioni come abbiamo fatto quest'anno, fino a quando non cambiano questi, ragazzi. Fino a quando non cambiano questi, noi siamo destinati ogni anno a farci trapiantare il fegato almeno 2-3 volte. Almeno 2-3 volte ci dovrà essere un trapianto di fegato per noi tifosi, perché, ve l'ho detto, arriverà Conte? Per me io non l'ho mai pensato un millesimo di secondo, perché che Conte con Scaroni sente una roba del genere, veramente lo chiama e gli fa scoppiare i timpani. Cioè veramente io mi immagino Conte, allenatore del Milan in questo momento, che si sente dire queste... che sente queste dichiarazioni qua, io... mi immagino come possa prenderla Conte, ecco. E già da qui noi possiamo prendere Klopp, Conte, Zidane, Ancelotti, e in campo possiamo prendere Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Olly e Benji, Oliver Hatto, Mark Lenders. Possiamo prendere chi cazzo volete, fino a quando ci sono questi qua, ragazzi. La solfa è questa. E fino a quando questi qua non sloggeranno, ci saranno quelli là che rideranno... non proprio a crepapelle, proprio si faranno le peggiori delle loro risate, se le faranno proprio di grasse. E niente, raga, io non ho più parole. Io veramente mi sono limitato a leggervela e a farvi qualche commento, perché cioè se dovessi commentarla non avendo limiti, non avendo paletti, Scaroni penso che mi avrebbe denunciato 3-4 volte. Veramente, mi avrebbe mandato la polizia a casa. Vabbè. Poi, ultima domanda, anzi non è l'ultima, ce n'è un'altra. Chi l'ha deluso in questa stagione? Non è che mi hanno deluso. Ogni tanto in tribuna, dietro di me, trovavo la difesa del Milan. Tomori, ciao Calulu, tutti infortunati. E pensavo alla difesa lì, com'è, anziché in campo. Ha fatto quasi la battuta, ha fatto. Non è solo questo, ma è stato un ingrediente negativo della stagione. No! Ma va! No, questa roba qui, meno male che ce l'hai detta il 25 di aprile. Meno male che ce l'hai detta il 25 di aprile, anzi il 24 che era ieri. Perché altrimenti non lo sapevamo. Che magari con qualche punticino in più evitavamo una figura di merda colossale come quella di lunedì sera. Forse ce lo saremmo evitati, proprio il pareggio con la Salernitana, il pareggio con Lecce. Poi altre figure di merda in campionato ne abbiamo fatte talmente tante. Il pareggio l'ultimo col Sassuolo. Poi dopo abbiamo fatto 7 vittorie di fila tutti quanti. Finché avete visto 7 vittorie di fila con l'Udinese, con Lecce, con Verona, con la Lazio ridotta a merda, peggio di noi forse. Poi leggiamo l'ultima domanda. I rapporti con Maldini non l'ho più sentito. Quando qualcuno guarda il suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che questo non sia il caso di Maldini. Auguro a Maldini una vita personale ricca di soddisfazione. Però, a questa domanda qui, questa mattina c'è stata la risposta immediata di Maldini, a quale veramente faccio un applauso e spero che un giorno tornerai da noi, perché veramente io ho sentito anche gente criticare Maldini, stessa gente che adesso, che quella che parlava di carro, non salite poi sul carro, stessa gente che è 4 giorni che è sparita, che non fa video.
Stessa identica gente, eh? Quella gente lì criticava Maldini, che diceva pensa solo al pensa solo a se stesso, pensa ai suoi interessi, non pensa al Milan, infatti. Parole di Scaroni, questo è Maldini. Se guardo al mio passato non riesco a smettere di sorridere, con 5-6 parole ti ha veramente smerdato per l'ennesima volta. Ti ha smerdato per l'ennesima volta, perché questa, cioè, io penso a Scaroni che parla con Maldini. Secondo me non potrebbero neanche nella stessa stanza, neanche allo stesso sportello della posta potrebbero stare insieme Scaroni e Maldini. Veramente, ragazzi, io non pensavo che i giorni dopo sarebbero stati un po' più quieti, o magari ci venivano a parlare per l'ennesima volta di vittorie, chiacchiere come al solito. E invece ogni giorno noi ci facciamo il sangue amaro. E questi qua ci pigliano sempre per il culo. Io ve lo continuo a dire. Questi potranno prendere Conte, che non prenderanno mai. De Zerbi, potranno prendere Zirkzee, potranno prendere Isesco, potranno prendere Mark Lenders, Oliver Hutton, potranno prendere Benji Price in porta. Questi qua, fino a quando non sloggiano questi, noi siamo nella merda. Siamo nella merda. Mettetevelo in testa, ragazzi. Mettetevelo in testa. Io parlo con qualcuno che magari mi ascolta e un giorno decide di fare qualcosa. Perché io ve l'ho detto l'altro giorno, martedì mattina, io mi sarei presentato sotto casa Milan a lanciare veramente i sassi contro le vetrate, perché tanto prima o poi Scaroni ci va a casa Milan, eh? Prima o poi Scaroni ci va a casa Milan. Soprattutto tu, che poi dopo abbiamo vinto uno scudetto, noi abbiamo vinto uno scudetto, tu, io me lo ricordo, guardavo Scaroni al centro del campo di Reggio Emilia a Sassuolo che parlava, si prendeva i meriti. Ma meriti di che? Ma meriti di che? Tu sai cosa meriti? Lo sai cosa meriti? Eh? Lo sai cosa meriti? Questo meriti, questo meriti. Merda che non sei altro, sei veramente... Io... Non, la parola odio la uso soltanto per cose astratte, per l'Inter, per gli interisti, per cose astratte, per me non esistono quelle robe lì. Però se c'è una persona che io proprio detesto, ma proprio sentirlo parlare anche solo quando apre la bocca, è proprio Scaroni. Non ce la faccio, ragazzi, è proprio un qualcosa che mi mette il prurito addosso, mi mette. Abbiamo vinto uno scudetto a Sassuolo, questo è andato davanti al campo, mentre c'era tutta la gente, tutti i tifosi al centro del campo, si parlava e parlava, lui si prendeva i meriti, si prendeva i meriti. Si prendeva i meriti. Adesso qua continua a parlare di stadio. Vorremmo vincere qualche partita con l'Inter. Abbiamo avuto troppi infortuni. Abbiamo risolto anche il tema infortuni. Non è vero. Sinceramente non è vero. E niente. E questo è il giovedì. Questo è il giovedì. Io ieri sera l'ho guardata l'intervista. L'ho sentita, ma era troppo tardi. Altrimenti sarei dovuto scendere. Io sprecare tempo per parlare di questo qua, ho detto, parliamo domani dopo che lavoro, così almeno adesso abbiamo fatto un video di 13 minuti. Io, guarda, sono senza parole, fino a quando non sloggeranno questi ragazzi, questi qua saranno anni bui, ve l'ho detto anche negli altri video. Saranno anni veramente, veramente bui. E io la vedo dura che questi se ne vadano al più presto, eh. La vedo veramente dura. Chiudiamo qua che è meglio, ragazzi, mi raccomando, iscrizione al canale che stiamo andando benissimo, mi raccomando il like che è fondamentale. I commenti, scatenatevi nei commenti con Caroni, con Scaroni. Non ne cancello neanche uno, ve lo giuro, non ne cancello neanche uno. Dite quello che volete nei commenti. Un bacio, ciao a tutti.